いろいろ話したいと思います。話してください。ジョニーに質問ね、イタリア人のカップルってチューしてから好きっていうか、好きって言ってからチューするか、どっちですか？Allora, di solito in Italia prima ci si bacia. そうなんだ。Sì. E magari ci si frequenta per un po' di tempo e でも好きって言わないんだ、その前に。でいつ言うの、好きって？Non tutti lo dicono, ma a volte言わないの？Non tutti si dichiarano, insomma, apertamente. でもさ、イタリア人ってさ、io ti amo, ti amo, ti amo. Ah, sì, ma quello lo dicono, però non dicono magari mettiti con me. Quello viene abbastanza naturalmente. Però sì, si dichiarano e... つきあってくださいって言わないで、ti amo っていうの。Sì. そうなんだ。すごいね。じゃあもう一個質問ね。いいよ。なんかイタリア人のカップルって一般的に女の子、彼女の方がすごいわがままな人が多くて、例えば二人で出かけてます。あ、もう私疲れたから帰るって言って。彼氏がなんか、そうだよね、頑張れ頑張れ帰ろうねみたいな、結構そういうカップルをが多いなって思ったの。でも逆に日本人の場合は結構逆じゃない？女の子もなんかこう、例えばね、ほら前もあったじゃん、待ち合わせ場所でさ、彼氏が遅れてきて、イタリア人の場合は帰るこの野郎みたいな感じだけど、日本人はあ、今来たのか、大丈夫大丈夫みたいな。でもどっちの方がいいの？ma allora non posso parlare a nome di tutti gli italiani, però parlo a nome mio, quindi secondo me sono tutti e due un po' sbagliati. Bisogna, cioè il giusto come sempre sta nel mezzo, quindi non bisogna esagerare né da un lato né dall'altro. Per cui anche le ragazze giapponesi che si fanno vedere sempre troppo disponibili e troppo accondiscendenti. E se tu mani ma sa, peggiorato. Eh sì, bisogna dire effettivamente quello che si pensa, perché sennò poi non si sa chi sia di fronte. E devo sai, gli seguire non lo da me ti ho già. Dirlo troppo è sbagliato. Poi ciuccio. Io sono da. Dirlo troppo è sbagliato perché. Ma scusa, non basta stare. Insomma, l'atteggiamento opposto, quindi di dire troppo, perché poi il ragazzo pensa che la persona con cui sta uscendo non è disposta neanche a fare un po' di sacrifici per lui, quindi dopo un po' uno si stufa anche. だからさ、思ったのはさ、相手を尊敬してこれを言ったら相手が大変だろうなとかさ、そうやって相手の気持ちを考えるのも大切だし、逆に考えすぎて自分を出さないのも大変だから、それはね、バランスね。Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao! Ciao! Un tozzozzo di cioccolata. Ciao! Ciao!